Abbiamo come un appuntamento ormai annuale ricominciato le ricerche di alto fondale nel mare di Ventotene insieme alla Fondazione Americana Aurora Trust per un progetto che indaga le profondità del mare e che cerca di rintracciare le tracce degli antichi commerci e della navigazione. Lo scopo è quello di conoscere per tutelare meglio e per far rivivere la storia dell'isola. Ventotene è ritenuta come un luogo d'esilio abbandonato in qualsiasi periodo storico, prima con il confino di Giulia e poi con un confino più recente, quello della nostra storia, appunto più recente. In realtà, nelle nostre ipotesi, era un centro di rotte del Mediterraneo, un incrocio conosciuto da tutti i naviganti per un motivo particolare. Ventotene aveva una grande provvista di acqua con le sue cisterne e costruite, si dice, per dare possibilità alla figlia di imperatore di vivere più comodamente, ma in realtà erano proprio per far sopravvivere l'isola. Le cisterne, le grandi cisterne dell'isola che immagazzinavano moltissima acqua piovana, avevano un acquedotto che arrivava fino al porto. Un porto intagliato nella roccia, unico al mondo, un porto completamente costruito come una grande scultura e riparato da tutti i venti, un porto sicuro e quindi conosciuto dagli antichi naviganti, dai commercianti, che sapevano che in caso di pericolo, di bisogno, c'era un porto sicuro e una provvista d'acqua. Cinque relitti di epoca romana, dal primo secolo al quinto secolo d.C., che testimoniano la provenienza di commerci che venivano dall'Africa, dalla Spagna, e con un carico completo.